volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che sono in distribuzione e che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Comunico che la Presidenza, sulla base di tale ultimo parere, non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative. Bonafede 1.9, Bruno Bossio 1.10, gli identici San Nicandro 1.14, Sciuglian 1.15 e Santerini 1.16, Bonafede 1.40, Colletti 1.450 e 428, San Nicandro 1.444. Su questo aveva chiesto di intervenire l'onorevole Colletti. Prego. Grazie Presidente. Ho letto il parere della Commissione Bilancio in cui si dichiara l'inammissibilità di alcuni emendamenti. Però la Commissione Bilancio o non ha letto bene gli emendamenti o non ha letto bene la legge. Perché qualora avesse letto bene la legge, la Commissione Bilancio avrebbe visto che all'articolo 1,5 è previsto che all'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Quindi in realtà già c'è in nuce la clausola di invarianza finanziaria. Ora mi domando, già essendoci la clausola di invarianza finanziaria, come la Commissione stessa abbia potuto dichiarare senza oneri emendamenti nel medesimo articolo, visto che già c'è la clausola di invarianza finanziaria. Quindi questo è sicuramente un errore e spero che la Commissione Bilancio, almeno il Presidente, faccia ammenda, ma faccio notare anche altro. L'emendamento 1428 in realtà non prevede alcun onere a carico dello Stato. E anche qualora dovesse prevedere tali oneri, come in realtà non prevede, vi è specificatamente alla lettera F dell'emendamento prevedere che all'attuazione delle disposizioni di cui le lettere A, B, C, D ed E non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi a questo punto il Presidente della Commissione Bilancio dovrebbe chiarire questi fatti, perché a me sembra, piuttosto che leggere un parere legittimo della Commissione Bilancio, mi sembra leggere un parere della Commissione Bilancio viziato da un palese falso ideologico. Io non vorrei che nella sede deputata alla legislazione si attui un falso ideologico. Allora, onorevole Colletti, falso ideologico è un reato penale, io non scomoderei il reato penale, puoi dire che ha un'opinione diversa. Il falso ideologico sussiste se vi è dolo, ovviamente. In questo caso io immagino che vi sia eventualmente solo un profilo di colpa e quindi non sussiste, diciamo. Dire magari da parte del Presidente della Commissione Bilancio chiedo scusa, ci siamo sbagliati, e quindi rendere ammissibili questi emendamenti. In secondo luogo, visto che è stato dato il termine per i subemendamenti degli emendamenti della Commissione, termine che è stato dato alle 5:15, ed essendoci aula in questo momento, non avendo ancora il dono dell'ubiquità, io vorrei fare o il relatore di minoranza o gli emendamenti. Pertanto chiederei o una sospensione dei lavori fino alle 5:15, 5:30 per poter scrivere gli emendamenti direttamente adesso, oppure dare la possibilità di fare gli emendamenti in un orario successivo, non quando c'è un lavoro d'aula, perché io, essendo qui ed essendo relatore di minoranza, non posso fare due cose contemporaneamente. Grazie. Allora, intanto ha chiesto di intervenire il relatore per la Commissione Bilancio, onorevole Maino Marchi, e io gli do la parola, poi le rispondo anche in relazione alla richiesta che ha fatto sui tempi dei subemendamenti. Prego. Premetto, Presidente, che proprio perché c'è una clausola di invarianza finanziaria complessiva e che sarà sui decreti legislativi che poi si andrà a verificare puntualmente le coperture, sono stati pochi gli emendamenti sui quali la Commissione Bilancio ha espresso un parere sfavorevole, contrario. Dentro questo discorso generale c'è anche una specificità che abbiamo richiamato espressamente nel parere, che probabilmente non è stato letto bene dal collega Bonafede, perché anche il collega Bonafede forse qualche volta non legge bene, e dove c'è scritto che all'articolo 1